Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Rita Nardi, che inizierà tra poco il firmacopie per il suo ultimo nato, il narratore di storie Garzanti Edizioni. Chi è questo narratore, Rita? Allora, mi piace pensare che il narratore di storie sia un po' l'anima che alberga in ognuno di noi. Io dico sempre che ognuno può essere il proprio narratore di storie, si ricollega al fatto che ognuno possa scrivere la sua storia e che sia padrone della propria esistenza. Quindi mi piace pensare che ognuno sia il proprio narratore di storie. Senza spoilerare troppo, introducici un po' in questa storia che è fatta di giovani, con alle prese le difficoltà di un quotidiano che travolge un po' tutti. Sì, allora dico sempre che essere adolescenti non è un gioco da ragazzi e Trinity, la protagonista del romanzo, lo sa bene, anche perché lei è all'ultimo anno di liceo e non sa cosa fare. Tutto il libro gioca un po' sulle difficoltà dello scegliere il proprio cammino, di scegliere cosa e chi diventare da grandi. Quindi il libro gioca un po' su questa tematica ed è circondato da questo alone di mistero delle favole del papà della protagonista, e sullo sfondo c'è tanta musica anni 80 e tanto mare, tanto mondo marittimo, ecco. Come è nata questa storia? Come ti è venuta alla mente o nel cuore? Perché poi gli scrittori, gli autori, insomma, ognuno ha un suo percorso. Allora, è probabilmente il mio romanzo più autobiografico. Mi è venuto in mente perché la cittadina è ispirata ad una cittadina reale che io e i miei genitori frequentavamo quando io ero bambina, e quindi lo sceglievamo come meta per le vacanze. E Trinity è un po' me al liceo, che non sapevo bene quale fosse la mia strada, non sapevo cosa fare da grande. E poi anche la passione per la musica anni 80 è tutta la mia vita. Io ho un sacco di vinili con il mio giradischi che mi piace ascoltare in il loop, e quindi la storia è un po' venuta con la mia storia, è venuta su con me, ecco. Mi sembra di aver intuito che nella storia ci sono le difficoltà anche dei giovani di oggi, e tu hai detto poc'anzi che c'è qualcosa di te all'interno di questo libro. Secondo te i giovani, no, voi giovani, qual è la strada o la possibilità, il percorso da intraprendere per poter risolvere, uscire un po' da questa confusione, da questa nebulosa? La musica forse è una di quelle, visto che tu l'hai citata più volte. Sì, la musica sì, ma in realtà è il tempo. Cioè, noi giovani siamo immersi in un mondo che corre dalla mattina alla sera, e sin da piccoli impariamo a correre più che camminare. E secondo me bisognerebbe trovare il tempo per riflettere, perché noi giovani forse agiamo molto distinto, no? Siamo impulsivi, mentre per scoprire quello per cui siamo fatti c'è bisogno di tempo. E quindi la strada per uscire un po' da questa nuvola è prendersi il tempo per capire chi siamo veramente. Quindi serve tempo. Un'ultima domanda, perché mi vedi poi parlando con te, sei una ragazza piena di risorse. Noi la prima volta che ci incontriamo, gli adulti, come vedi una giovane autrice e una giovane anche all'interno del libro? Come vede la figura degli adulti? Come ne escono da tutto questo, da tutta questa vita un po' confusa, insomma, veloce soprattutto? Allora, Trinity, che è la protagonista del romanzo, in realtà, siccome ha perso una figura adulta che era fondamentale per lei, tende sempre a ricercare una guida nella persona adulta. Nel mio romanzo le persone adulte sono un po' più sagge, un po' come il professore di filosofia che Trinity segue, ascolta, un po' perché è il suo professore, un po' perché è il suo padrino, e lei crede che le figure adulte possano indirizzare i ragazzi, anche perché ci sono passati prima di loro. Per cui la protagonista e anch'io vedono un po' le figure adulte come qualcuno da cui si può imparare molto, e ho trasmesso questa cosa anche alla mia protagonista. Ultimissima domanda, la passione per la scrittura. Come è nata e cosa rappresenta per te? Allora, in realtà la passione per la scrittura credo sia nata ancora prima di andare a scuola, perché io non ho frequentato l'asilo, ma è stata mia mamma a insegnarmi a scrivere. Quindi io sono andata in prima elementare che sapevo già scrivere. E poi la mia maestra ci dava dei compiti per casa, la maestra di italiano, e io inventavo storie già da piccola, che erano storie principalmente fantasy, non romance, ecco, se volessimo ora dare un genere. E poi, crescendo, ho scaricato l'app di scrittura che era Wattpad, e ho scritto praticamente sin dai 12-13 anni i primi romanzi, è andata più o meno così. Allora ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie. E ricordiamo il narratore di storie Garzanti, Rita Nardi. Bene, grazie mille. In bocca al lupo. Grazie.